Salve a tutti ragazzi, sono Andri e oggi siamo qui in questo ultimo video tutorial dedicato a Website X5 Evolution 9. In questo tutorial andremo a vedere le impostazioni avanzate del nostro sito web e l'esportazione sul sito web. Innanzitutto abbiamo già impostato il menu principale nei precedenti episodi, andiamo a impostare il menu a comparsa. Allarghiamo la larghezza, margine orizzontale, un po' di margine verticale. Il font io metto grassetto perché sennò mi sembra un po' brutto da vedere. Mentre carica, diamo grassetto, effetto. Metto così, scorrimento da sinistra. Disposizione su più colonne, cioè allora. Disposizione su una colonna, ok. Colore di sfondo, va bene, lo lasciamo. Aspetta un attimo, metto l'anteprima del sito web. Colore di sfondo lo facciamo normale, un grigio, magari un po' più grigio, così grigio chiaro. Poi il colore del testo lo facciamo sempre azzurro. Colore del bordo lo facciamo azzurro anche quello. E poi mettiamo voce sul passaggio del mouse. Il colore di sfondo è trasparente, no, il colore di sfondo è così. Il colore del testo è nero, il colore del bordo è così, è bianco. Il separatore invece, il separatore lo facciamo, il separatore ecco lì, lo facciamo sempre quel celestino. Anteprima, vediamo. Soprattutto qui neanche c'è. Ok. Ecco qui, il separatore allora è questo. Ok, in pratica abbiamo già finito. Ah, il separatore è questo qui. Quindi lo stile del font in grassetto, tutto uguale. Ok, abbiamo finito il menu comparsa, il menu di pagina. Io lo metto sempre a sinistra, qui mettiamo sempre a grassetto, però questo qua è il menu, diciamo, a sinistra appunto, è il menu verticale. Sinistra, colore del bordo, trasparente. Voci del menu, colore del testo, così. Colore di sfondo, trasparente. Voce sul passaggio al mouse, qui è trasparente, la scritta è nera. Separatore sempre nero e la linea di separazione la facciamo sempre a quel blu. Ok, abbiamo appena fatto il menu di pagina. I stili e i modelli, ovvero del titolo della pagina, per esempio il titolo della pagina lo mettiamo al centro. Grassetto, metto un 14. Lo sfondo lo lasciamo così. Bordo superiore, in questo caso io lo metto così, anche più chiaro. Margine orizzontale, ok. Poi percorso della pagina, ok, lo mettiamo a camfra celestino in grassetto perché almeno sembra un po' più. Il testo della pagina ovviamente lo mettiamo in nero. Collegamento attivo lo mettiamo blu, no, anzi lo mettiamo celeste. Ok, collegamento al passaggio del mouse lo facciamo blu. Collegamento già visitato invece lo facciamo viola, sottolineato, normale, sottolineato. Poi il menu di fondo pagina, facciamo colore di sfondo, mettiamo sempre così, no, così anche un po' troppo, mettiamo trasparente, colore del testo. Mettiamo così,
Grassetto. Mi piace il grassetto abbastanza. Andiamo così. Andiamo così. Lo mettiamo un po'. E siamo a posto. Poi la pagina di benvenuto va bene, ve la impostate voi, in questo caso a me non serve. Il messaggio pubblicitario, magari per guadagnare o per qualsiasi altra cosa. Il blog, fate aggiungi, scrivete ogni cosa, il blog. Poi il feed RSS, create tutto voi. Ora non vi sto a spiegare. Qui la gestione accessi, ovvero qui c'è la gestione degli amministratori. Questa qua è niente. Questo è il gruppo 1, ovvero degli utenti. Potete anche creare un alias. Fate ok. Il carrello e-commerce, per esempio un nuovo prodotto, mettiamo nome, codice, pagina, costo, come vedete tutto. In questo caso io non faccio pagare il programma perché diciamo è anche sviluppato in modo semplice. Se magari in un futuro verrà molto più complesso, credo che il massimo costo sarà di 3 euro. Quindi un'immagine, poi vi impostate tutto voi. Ok, ora procediamo all'esportazione. Un attimo, ma a me non serve, cioè, aspettate. Ora l'esportazione è un po' più complessa. Potete esportare il sito o su internet o su un disco oppure esportare il progetto. Ora vado a salvare il progetto. Andiamo, vediamo l'anteprima del nostro sito web. Come vedrete, qui ci sarà, diciamo, un po' il titolo, benvenuti nel sito. Qui tutta la pagina, la sezione dedicata al download, le informazioni. Qui saranno menu a fine pagina, mappa generale del sito, va bene. Qui le FAQ. Qui per inviarmi un'email, qui per contattarmi. Se riscontriamo bug qui. È tutto a posto. Per il momento è tutto a posto. Poi abbiamo un video qui, contattami. Abbiamo un'email e tutto, il sito è perfettamente funzionante e ora possiamo andare ad esportare il sito. Esportiamo il sito su internet, mettiamo FTP, indirizzo FTP, in questo caso di Altervista è FTP, due punti, slash slash www. Fatemi pensare un attimo. Toolsbox. Altervista.org. Username per me è Repto. No. È Toolsbox. La password ora la metto. Salvo la password e ora vediamo se diciamo funziona. Test ok, è stato fatto. Ora qui mettiamo avvia. Ora io vi faccio vedere, in questo caso l'FTP di Altervista è FTP due punti slash slash e il, diciamo, il sito, il dominio. Poi dovete accedere al dominio, fate avvia, avanti, tessero, ok, fate avvia. Sta esportando il sito con le varie cartelle. Ci mette un po' di tempo perché diciamo è la prima volta che esporta un sito. Diciamo quando aggiornerete già il sito sarà già più veloce perché dovrà solo cambiare i file modificati. Ok, appena avrà finito vi pubblicherà il tuo sito, è stato pubblicato, Website X5 Gallery, aggiorna la sitemap su Google, notifica la pubblicazione su Facebook e notifica la pubblicazione su Twitter.
Ora andiamo subito a vedere il sito web online. Scriviamo qui o Toolsbox, dovrebbe trovarlo. Non lo trova perché diciamo anche abbastanza comune Toolsbox. Andiamo qui nel link, mettiamo www.toolsbox. Altervista.org. Ok, eccoci qua nel sito web, sta caricando tutto. Qui c'è la chat, qui c'è la sezione download, come vedete, Toolsbox download HTML, il sito è creato in HTML. Facchio inviamo un'email, contatti e tutto. Oh, bella l'animazione. Download, per esempio, qui c'è il download. Quando cliccate su download, vi scaricherà il file. Un attimo. Poi me ne scarica tutti insieme. Come vedrete, qui si avviene il download. Qui c'è, per esempio, completo download, non vi preoccupate, non è un virus. E me lo segnala come virus, per esempio, poi il testo, bla bla. L'oggetto, ripeti la tua email, la connettiamo, va bene, tutto veloce. Facciamo invia. Lascia, no. Come vedete non si può. Andri x as chiocciola aas.asd. Inviamo. Mettiamo almeno comma. Ho scritto un po' alla veloce per vedere se funziona. Un attimo. Ok, inviamo. Ora io vado a vedere sull'email se è arrivato. Ok, l'email è arrivata, potrebbe arrivare anche come spam. Come vedrete qui il testo, poi due punti e tutto, e va bene. Ok, io per questa serie di video tutorial su Visual Basic, cioè sì, su website X 5 Evolution 9 è tutto. Io direi che Andri vi saluta. Alla prossima, lasciate un like. Ciao ciao a tutti.